Salve a tutti ragazzi e bentornati sulla serie di The Witcher 3. Dunque, usciamo subito da questo posto, da questo villaggio messo in congelazione e andiamo a cercare la strega. Dunque, se adesso io trovassi anche Rutilia, non sarebbe affatto male, per esempio. Comunque, vediamo un po', sono le 6:59, ma di mattino? Penso di sì, ma ti muovi? Vieni? Che non so, ti sei congelata anche te? Che cos'è? Dicevo, sì, presumo che sia al mattino. Non mi ricordavo di essere venuto qui di notte. Probabilmente eravamo sotto, Come on. diciamo così, le segrete di questa capanna del tipo Hendrik. Che purtroppo è muerto, è muerto. È bello che è muerto. Oh, e stavo dicendo, stiamo andando in un altro villaggio, non molto vicino in realtà, però ho posizionato un... che cos'era quello lì? Ehi, che ci fai qui? Whoa there, Roach. Stavo dicendo, ho posizionato... come si dice qui? Un segno, un segnalino, come si chiamano questi qui? Punto di via hanno scritto, ma insomma, vabbè, in questo posto dove c'è praticamente un luogo non scoperto. È la prima volta, credo, che vado a vedere questa cosa. E quindi magari la vediamo insieme. Potrebbe Stone. essere interessante. Dunque, ora io sono. Che rumori strani, però, questi alberi. Sono entrato in mezzo alla foresta. Che tra l'altro si chiama Ramo Hey Nero. there. Non è proprio il massimo della tranquillità. Attenzione, fermo lì, fermo lì. Chi sono questi? Sono banditi? Perché in quel caso mi faccio una bella salvatina prima. Salviamo la partita. Scusate, salvo in fronte a Come on, voi Roach. perché non avrebbe senso altrimenti. No, questi dovrebbero essere militari perché non è segnato sulla minimappa niente. Questo che è un bimbetto, che cos'è? Ok, mi sa che ha la scabbia, quello lì ha detto. Ok, Not spostiamoci. so Qui fast, che Roach. sta facendo questa gente? Sta mica coltivando gli alberi? Che cos'è? Ma Let's go. saranno dei frutti di bosco, probabilmente, non lo so. Comunque. Andiamo ancora al trotto, ora ci facciamo un bel viaggetto invece al galoppo, perché in realtà il trotto mi piace molto, mamma mia, qui è infestato. E dicevo, al trotto mi piace molto perché ho la possibilità così, tesoro sorvegliato, nuovo indicatore, fermo, fermo, Rutilia, ferma, vediamo un po'. Oh, abbiamo passato, che cos'era? Tesoro sorvegliato, ah, vedete che... È molto. Ah no, ma infatti è qui che dovevo andare io. No, era qua giù. Ma come mai mi ha indicato quella strada di là? Attenzione! Abbiamo un fabbro. No, nuovo indicatore. Ce ne andiamo prima di tutto qui. E subito anche. Allora, mi ha Come on. indicato la strada, ma non ho fatto caso che. Ovviamente, se ho un obiettivo inserito. L'autoricerca la fa in quel modo. E quindi dobbiamo andare a istinto, semplicemente seguendo Take delle it easy. cose. Bene. Ok, ci siamo ragazzi, finalmente cercavo da molto tempo il fabbro, da almeno due puntate, credo. Due episodi, insomma, se no sembra. Ok, allora mi sembra che io vado qui. Yeah? Yeah. Craft special order weapons too. Do politicians murder high class prostitutes? Course. Perfetto, sentiamo questo discorso una volta sola. Non giochiamo a carte. Vediamo un po', mostrami le I'll merci. take a Forse look. Maybe pick questo something. Non fa niente, ci vorrebbe un armaiolo allora, non un fabbro, non lo so, aspettate, che non mi ricordo come si fa, bottega, creazione,
Ripara, no, ok, c'è ripara. Ripara tutto, mi chiede un 233. È veramente tantissimo. È veramente tantissimo. Devo assolutamente farmi il più possibile. A parte che ci sono delle cose che io potrei assolutamente vendere prima di tutto. Quindi andiamo a vendere, vediamo un po' che cosa possiamo vendere. Dunque, questa la volevo tenere per via della penetrazione armatura. Oh, ah, e la spada lunga non avevo sinceramente, non ho controllato. Vabbè, comunque, questa la vendiamo. Oppure si potrebbe quasi, vediamo un po', perché mi stavano dicendo che c'è la possibilità di smontare. Ok, vediamo un po' se possiamo smontare, mi diceva Vasok appunto che si possono smontare questi oggetti, effettivamente è molto meglio smontarli perché ti danno delle cose per l'alchimia, insomma, degli ingredienti. E quindi vediamo un po', qui trovi gli oggetti e qui trovi indicato quali componenti puoi recuperare smontando l'oggetto, molto interessante. Soprattutto, ah, qui trovi indicato quanto costa smontare l'oggetto, beh, giustamente dobbiamo anche pagare il fabbro che ci smonta il tutto. Ok, allora, vediamo un po', per esempio qui c'è del minerale di ferro, che mi sembra utile anche perché, ecco qua. In più, appunto, mi ci viene anche scritto quanto mi costerebbe, a quanto riuscirei a venderlo, cioè a 2. Quindi è molto semplice. Io, vabbè, pago 1 per avere del minerale. Questo invece viene 24 e quindi lo venderei volentieri. La pipa costa poco e mi faccio del legname. Sto nel frattempo guardando anche quanto mi costa. Quanti soldi ho, insomma, anche questo è importante. Questa la vendo. Questo, sì, mi dà un po' di legname, ma insomma, questi sono punti interessanti. Il carbone mi fa delle ceneri, ma vediamo un po', magari c'è bisogno così. Questo è un bel lingotto d'argento, quindi ce lo teniamo. Cuoio indurito, c'è un... in realtà abbiamo un bel po' di roba. Aspettate, qui c'è un bel po' di roba da vendere. Perché l'ametista che cosa ti dà? Polvere di ametista. Ok, vediamo un po' se possiamo vendere qualcosa. Dunque, oggetti utili, alchimia, oggetti missione, altri oggetti. Beh, qui non mi fa vendere niente. Quindi, ah sì, perché giustamente dovrei andare da un mercante. Ok, l'unica cosa che posso vendere è appunto questa spada che però viene solo 9, questa mazza mi dà solo 7 in realtà e questa mi dà solo 8. Allora scusate, ho ricambiato idea, provo a smontare questa mazza che tanto non mi dà molto molto di cose e mi dà un bel lingotto. Ecco qua. Invece questa me la tengo perché è potente, è più forte di quella che abbiamo attualmente, una spada normale per umani. Armatura meno 14. Questa qui è roba che va venduta assolutamente. Cioè, assolutamente, non è indispensabile, però insomma mi dà qualche soldino. Ho bisogno di trovare un fabbro. Comunque, facciamo che ripariamo un po' di roba. E mi viene 233 a riparare tutto. Se elimino la spada lunga di Velen, ce la teniamo. Ma no, facciamo che mettiamo tutto, tranne questo in realtà. No, va bene. Allora mi tocca farlo singolarmente. Allora, ripara la Nilfgaardiana, ce la teniamo come seconda scelta, diciamo così, come seconda possibilità se una della spada si dovesse rompere. E ecco, questa qui ce la, è quella che ci dovremmo avere indosso. Questa niente, questa la ripariamo
e il guantino dovrebbe essere nostro. Quindi ripariamo tutte queste cose, ci rimangono ancora 344 monete, oren, e quindi niente, guardiamo un po' che schemi hanno questi qui, questi qui. Il cuoio indurito, questi ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ora lingotti non saprei che cosa farmene. Quindi va bene, per il momento diciamo che siamo a posto. Non giochiamo a carte adesso. Arrivederci e grazie, salam. Qua ci dovrebbe essere la bottega più avanti. Non so di che cosa, ma è una bottega. Eccoci qua. Senta, messere mercante. Salutation a lei. Hard to say. Seen a lot of the world and plan to see more. As have I, as do I. Perfetto. Vediamo un po' che cosa hai da offrirmi. Sempre che non ti venda qualcosa io. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Questi oggetti qui le tengo. Che cosa abbiamo? Sì, vendiamo questa pelle. Pelle di cavallo anche, vediamo qui, ci facciamo un bel po' di soldoni. La bambola non mi ricordavo che potevo tenerla. Questa qui la diamo via, questo effettivamente non ci dà niente e questo non ci dà niente, quindi la smonteremo. Invece alchimia, noi abbiamo un po' di pezzi doppi. Che sì, è vero, ci fanno comodo, ma voglio vedere un attimo quanto costano. Doppi, cioè multi, tipo, che ne so. Questo qui, che cos'è? Petali di elleboro. No, vabbè, niente. L'ametista. Abbiamo un'ametista che varrebbe un bel po', ma vabbè, ce la teniamo perché non è il caso. Purtroppo questo mercante non ha nemmeno qualcosa da mangiare. E quindi niente, per il momento ce ne andiamo. Arrivederci e grazie, dobbiamo... Ecco, ce l'hai iellata. Dobbiamo continuare la nostra ricerca, perché qui sono già le 8. Vediamo un po' a che punto siamo. A che punto siamo. E ho perso il... Dov'è? Avevo segnalato qualcosa. No, attenzione che qui... C'è un mercante, ma c'è un mercante anche qua dietro. Ok, siamo a Ramonero. Stavamo dicendo, mentre scendo giù ci infermiamo a fare determinate cose. Andiamo al tesoro sorvegliato. Ma, scusatemi ancora, prima di tutto dobbiamo andare... scusate, ancora... inventario, fa tutto il giro. Perché voglio andare nell'inventario? Perché questa qui... la voglio equipaggiare. Yes. Vediamo un po' come sta la mia spadina di argento. Ok, ci siamo, ci siamo. 81-99, niente male. E che altro? Queste scarpucce qui rispetto a quest'altri. No, va bene, quelle che ci abbiamo. Stessa cosa vale per... i pantaloni. Perfetto, quindi noi siamo a posto e adesso ce ne andiamo. Scusate, di nuovo ho sbagliato. Ce ne andiamo qui. Puntiamo qui e fatemi passare che ho fretta. Ok, attraversiamo per i campi e poi per la foresta. Che cosa c'è qui? Che cosa sono questi? Sono lupi, cane selvatico. Niente. Andiamo un attimo. Spostiamo. No, ma probabilmente invece non mi devo spostare. È probabile che sia proprio qui il punto. Vediamo un po'. No, no, il punto è molto più avanti. Il punto è molto più avanti, quindi passerò da questa parte.
passerò da questa parte dovrei aver evitato questi lupacchiotti. E però adesso ci troviamo di fronte ai droner. I droner andiamo a vedere nel bestiario, perché così per sicurezza dovrebbero... Non sono ibridi, chi sono i droner? Ah, necrofagi. E come potete vedere, unguento antinecrofagi non ce l'ho. Però, vabbè, igni. Ok, perfetto. È equipaggiata, igni. No, andiamo a equipaggiare. Molto bene. E scendiamo, perché Rutilia c'ha qualche parecchio problema. Mamma mia, sono tanti, non so se riuscirò. Quindi mi faccio un'altra salvata. Ok. E vediamo un po' che cosa riesco a fare con questi ragazzotti. Intanto questo se ne va. Oh. Ah, via. Aspettavo inni, ho sbagliato. Eccolo qua. Ah, cavolo, l'ho tirato nella direzione assolutamente sbagliata. No, non avevo visto che ero veramente morto. Porca miseria, come mai non mi sono accorto di questa cosa? Allora, dobbiamo bere qualche cosa, perché voglio fare un po' di esperienza. E questo punto qui mi sembra un punto interessante. Allora, probabilmente è troppo potente per me, ma lo voglio provare ancora un attimino. Dunque, qui volevo andare a vedere questa pozione qui. C'avevo la pozione del gufo, c'era la regenerazione del vigore. Invece voglio metterci il fulmine, che ci eravamo creati qualche tempo fa per il potenza di attacco. Seleziono lo slot. No, che cacchio. Ecco qua. Poi abbiamo la bomba, e abbiamo anche, ricordiamocela, ma abbiamo anche la balestra oltre alla bomba. Bene, vediamo un po' che cosa succede a fare così. Ok, vado con la balestra. Ah, cavolo, è arrivato anche il cane, che comunque per me risulta anche meglio. L'avrò colpito realmente? Ok. Oh, bastardo. Grandino, presi due in un colpo solo. Il cane, adesso te ne vai, perché mi hai stancato, cane. Non va bene così. Ha schivato il mio colpo. Ecco qua. E te ne... ancora. Qui deve essere veramente pieno di cose. No, ma perché ti sei tolto la spada? Maledetto. Va bene. Dai, non posso morire ora. Porca miseria. Prendiamo ancora. I cani si stanno avvicinando. Oh, io mi devo prendere più roba possibile prima che spunti ancora qualcun altro dall'acqua. E andiamo al tesoro. Si stanno avvicinando i cani. Vado con la rigenerazione ancora, prendendo qualcosa. Non guardo quello che c'è, quello che ho trovato. Devo assolutamente fare alla svelta.
Abbiamo della carne cruda che così mi rimpinza un pochino. Ok, dovremmo esserci, ragazzuoli. Yes. Ok, abbiamo preso un bel po' di rubina. No, attenzione, attenzione, ancora cose qui. Stavo per perdermi anche questo. Bene, bene. Dunque, sono già le 9 di mattina, non ho ancora fatto colazione, ma ho già fatto una strage di morti. Molto bene. Torniamo da Rutilia, che è rimasta qui abbastanza tranquilla, mi sembrava. Ok, grande Rutilia, sei stata bravissima. Mettiamo, rinfoderiamo la nostra spadina. E no, invece di salva, voglio vedere a questo punto dove ci dirigiamo. Ci dirigiamo qua, verso la nostra missione principale, e speriamo che sia sufficiente il nostro livello. Andiamo. Ok, nel frattempo così noi di giorno recuperiamo un bel del tot di punti al secondo, e noi ce ne andiamo tranquilli tranquilli in quest'altro paese. Qui c'è un po' di bordello, sto cercando di capire se potrebbe esserci anche un obiettivo di mezzo, cioè una missione, voglio dire. Se riuscissi a capire che cosa sono. Però intanto qui c'è sicuramente un tesoro sorvegliato. Scusate, perché un tesoro sorvegliato io non l'avevo visto. Ah, ma che cos'è questo obiettivo nuovo? Missione disponibile, che è disponibile. Cavolo, mi tocca tornare indietro dopo che avrò visto che cosa succede qui. Ma che bestie sono queste? Che schifo! Via, 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 via! Sono troppo debole! Non sono capace! Ah, no, mi ha avvelenato! Bastardo! Sono troppo forti per me. Torniamo un attimo indietro, perché qui c'è qualcosa. Qui c'è qualcosa. Scendo, perché il cavallo non va proprio dove vorrei. Starei cercando di capire se questi qui poi dopo se la pigliano con me, quindi onde evitare. What did this man do to you? Him? Nothing. Appeared in the village looking to trade his ring for some bread. But we've no food, none, because of the black ones. Trampled our fields, raided our granaries, burnt our orchards. So instead of bread, he'll get a noose. Please, good folk, do you not have ears? I did not want this war. I have deserted to go home to my wife and child. Take everything I have, but spare my life. Scusate, l'ha appena detto. Oh, sure. And maybe give him some fixings for the journey. Saddle up a horse for him. Black one showed us no mercy. We show them none in return. No, no. Ho provato a chiedervelo gentilmente. Tried it the nice way. Gotta try something different. Ma io sono il salvatore degli innocenti qui. Allora. Che fai? Prendi in giro, ti faccio un bel headshot, vedrai, ti passa la voglia. Che bello che bruci anche. Eppela! Eppela! Ma ce la farò con questi qui? Via. Per ora sì. Bella infuocata.
via, 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 via. L'ho prese, l'ho prese. Purtroppo nel combattimento non posso recuperare molto l'energia. No, questo va bene. Volevo colpire questo che ha ormai pochissima energia. Poi andiamo con un bel Igni che colpirà tutti e tre. Vieni paesano, vieni. Un colpo così non l'hai mai visto te, eh? Mamma mia la testa! Mamma mia la testa! Oh, via! Oh, io sono il protettore degli innocenti e quindi uccido innocenti. Thank you. If you had not come. If I'd not come, only one man would have died. Really going back to your effettivamente. Wife. Yes. She bore a child just before the war started. A girl. I named her Beatrice after her grandmother. Why? Why did you help me? Odio gli incendi. Nothing good ever comes of them. Now mi sembra una cosa inutile. Stay off the high roads and give any villages a wide berth until you cross the Iruga. Capito? Oh, ora andiamo a vedere che cosa avevano questi paesani addosso. Saccheggiamoli. Insomma, ovviamente corone no, perché l'hanno anche appena detto che c'hanno un manganello. Spada. Adesso dobbiamo vedere tra questa raccolta, la chiamo così io, e quella precedente se abbiamo qualcosa di più interessante. Dunque, pietra runica. Se inserita in un alloggiamento vuoto di una spada ne migliora le caratteristiche. Bene, bene, vediamo. Allora dopo però facciamo questa cosa. Prima guardo se c'è. No, questa non la posso usare. Questa no. Questo non mi... Cavolo, però mi dà un'armatura più 16. Cavolo, questa qui è tanti punti. Io sono bruttissimo vestito così, però è veramente tanti punti. Questi guanti addirittura, guardate, lavori. Resistenza ai fendenti, in realtà no, alle percosse, sì, vabbè, però lo prendo assolutamente. Vediamo un po' se c'era qualcos'altro. Non mi sembra che c'è altro. Quindi questo potenziamento programma sopra oggetti con un alloggiamento compatibile. Ah, quindi io non ho oggetti compatibili, cioè non ho delle spade o che possono essere potenziate. Va bene. Allora, che cos'è questo mirtilli? Mirtilli, oppure abbiamo qui dell'acqua. Il fegato. Il fegato fa bene, se è risaputo. E quindi ce lo prendiamo. Molto bene, molto bene. Va bene ragazzi, anche oggi ce la siamo scampata, siamo riusciti a fare qualche combattimento, a morire un po' di volte e abbiamo trovato delle missioni così sulla strada. Questo tesoro sorvegliato lo lasciamo perdere per il momento e il prossimo video noi andiamo a caccia di streghe in questo paese che ancora non conosciamo. Va bene, per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima, condividete mi raccomando, è stato bellissimo, ciao ragazzi.